Roberto Ranelli. Questa performance di Andrea, grazie, questo me l'ho detto in tasca perché non è che c'è la scossa, no? Ma che ne so, mi trovo un Argradè più tardi, no? Questa performance di Andrea ci ha sottolineato e ci ha fatto ancora capire di più che la musica è l'unica lingua universale che dovremmo tutti quanti seguire sempre. Quindi farei un altro applauso ad Andrea e a tutti quelli che l'hanno preceduto. Per esempio, ho scoperto dopo tanti anni di essere un bambino prodigio. A 3 anni, per esempio, avevo la stessa intelligenza che ho adesso. Mi hanno raccontato una barzetta meravigliosa, quelle proprio stringe via, no? Due amici che si incontrano, uno gli fa l'altro, cioè, ma sono tanti mesi che non ti vedo più nel quartiere, ma che fine hai fatto? Sono stato in Africa, sono stato a fare la caccia al leone. Ma che sei pazzo, ma che sei impazzito, ma guarda che è pericoloso. Ma certo che è pericoloso, pensa che una sera stavo vicino, era l'imbrunire, stavo vicino a una fratta col fucile in mano, a un certo punto esce il leone e mi fa... Amico, ma questo è scemo. Ma che stai a dire? Quando esce il leone fa... quando esce te faccia. Allora, vai, pronti? La canzone è questa qua, aspetta, Che ridi, è a solo questo, vedo? Hai visto i chitarristi? Ma va a tappiando, fammi sentire una nota, no. Una. Allora. Però mi ricordo se la devo fare in do o in sol. Do, ah no. E là. Una vita da guardiano, con pastore o mare in mano, come amica c'ho una mano. Io ho detto, pensa a un concerto lui, Grignani e Gino Paoli, suicidio de massa ci sarebbe, perché... Noi abbiamo certi cantanti folli. Lei mi dà un bambino, lei mi dà un bambino. Dura 9 mesi, Lei mi dà un bambino. Grazie, fatemi un applauso, grazie. Roberto Ranelli, che rivelazione questa sera, personaggio di rottura. Sembrava tutto contenuto, nella nostra giuria. L'importante è divertirsi, l'importante insomma è essere partecipi, essere coinvolti insomma in quello che si dice. Ho detto un sacco di stupidaggini, lo so, sono coerente, pagherò venia. Grazie comunque. Ci hai fatto davvero divertire, complimenti.